morte è dolorosa e più... Ecco, la cosa è molto sottile. Vede, all'inizio, quando veniamo al mondo, c'è il dolore ed è perciò giusto che ci sia dolore alla fine. Una sorta di trasfigurazione, la soluzione dell'equazione. Ha mai visto una donna partorire? No, vabbè, il suo viso è stravolto, è pieno di sudore, di angoscia, ma stranamente segnato, intriso di gioia. Ebbene, amici fratelli della Congrega, sono le 14:37 del 25 luglio. Mi sono assentato su questo canale per una giornata. So che i miei haters hanno vivamente gioito di ciò e hanno sperato però vanamente che io fossi morto. No, sono più vivo che mai. Vivo e vegeto, sì, sì, in quanto vegetale. No, l'uomo è un animale. L'uomo è un animale, c'è poco da fare. Per riuscire a campare deve mangiare, no? Si deve arrangiare, l'arte d'arrangiarsi. Io sono anche un tipo artistico. A volte, come tutti, un falcazzista, ma ci sta. Uno deve mangiare qualche volta, quindi in quel momento non può lavorare, no? Deve mangiare, giusto? Dovrebbe uscire questa recensione riguardante Svaniti nella notte di Renato De Maria con Riccardo Scamarcio. Colpo di scena, il famoso Coupe du Théâtre, così si pronuncia in francese. Non ci sarà modi, seconda regia di Johnny Depp al Festival di Venezia, o ci sarà? Perché seguì poco appassionatamente, poco in verità, vi dico la verità. Ecco, la presentazione di Alberto Barbera, e dovrei scorrere in maniera migliore e più attenta la lista dei film. Comunque non ci sarà, mi pare inutile ricontrollare, giusto? Voi dovete controllarvi quando offendete il commissario Falò. Ieri fu a Comacchio, ma che c'entra? Non lo si fa per soldi, anche perché i guadagni non sono eccezionali, d'altronde, no? Ecco, lo si fa per svago, per divertimento, poi si incontrano persone affabili, non so se affidabili, la conoscenza è stata, diciamo, minima, ma un vecchietto molto arzillo, e poi eravamo quasi in 120, per questa serie TV rosa elettrica, ma sarà una rosa purpurea del Cairo. Avete capito la citazione, film di Woody Allen? Voi sapete poco della vita. Avete circoscritto la vita alla propria vostra, alla vostra, senza propria, visione, per l'appunto. Avete, allora, mi sto impappinando, ma ci sta. Questa è la recitazione vera da Marlon Brando. Mi serve Falò 4, sarà citato Il Coraggioso, si andrà a parare sugli snuff movies. In quel periodo era anche uscito 8 mm di Joe Schumacher, non un grande film, neanche brutto, chiaro. E sempre nella giornata del 23 è uscito il trailer di Joker, Folie a Deux, questa è la pronuncia corretta. Che c'entra? C'entra. Allora, perché Max California sarà invece citato, Joaquin Phoenix, pronunciato male da Alberto Barbera, Joaquin Phoenix. Insomma, con le pronunce, Barbera non va bene, non va bene. Deve seguire un corso di musica, sì, perché soltanto la musica fa sì che la fonetica, no? La fonè, ma che sto dicendo? Sto delirando, interrompo un attimo, poi riprendo. Allora, sul set c'era il regista, Davide Marengo, i costumisti c'erano gli attrezzisti, i macchinisti e c'erano gli artisti. Gli artisti di strada c'erano anche dei musicisti. Allora, comprerò questo libro, sarà una serie TV convenzionale, in linea con il format, quindi standardizzata e stereotipata e allineata ai canoni Rai, no, Sky. Sì, io gigioneggio, fa parte del personaggio. Personaggio creato da me, il commissario Falò 4,
Questo vecchietto mi raccontò di aver già svolto il lavoro di figurazione, perché la comparsa c'era una volta, no? I protagonisti c'erano molto in America. Robert De Niro partì, no, con tre camere a Manhattan, una comparsa però si vedeva bene. La figurazione si può anche non vedere, però c'è, è presente. Sta lì, osserva attentamente. Allora mi raccontò, tutto partì dall'ispettore Coliandro. Morelli è anche un attore versatile, però questo passa il convento e chi si accontenta gode, così così però. Poi è stato in un videoclip di Laura Pausini, poi è andato a parlare sulla comunità di San Patrignano, dice che diciamo il tycoon, no? Il proprietario terriero, no, no, comunque a Comacchio ci sono atmosfere rurali, bucoliche, io nei miei scritti sono aulico, ma questo è un altro discorso. No, diciamo il benefattore pare che sia morto, ma è così di AIDS, perché lo contrasse dalle tossiche che andavano con lui, erano bisognose di affetto queste ragazze disperate. Poi è andato a parare su Marco Pantani, sostenne di essere laureato, di essere pensionato, era laureato insegnante alle superiori di italiano. Italiano e continuava a dire hai sbagliato angolatura, poi uno l'ha preso un po' in giro, ma si dice signore angolatura, angolazione. Ora, cerchiamo di mettere a posto la macchina da presa, no, di meglio inquadrare, sì, di migliore inquadratura, con un'angolazione precisa in primo piano il falò. È uno che sicuramente non va d'accordo con molta gente, è silenzioso, fa spesso l'indiano. Sì, il detto fai l'indiano, ve l'avevo già detto, questo detto, proviene da qualcuno volò su un nido del cuculo, e questa è la pronuncia corretta, lo so, non è bellissimo cuculo, però non è cuculo, quindi andate a fare in culo e imparate un po' l'italiano, per piacere, no? Perché altrimenti poi non potete conversare, entrare in società e socializzare, no? Sarete licenziati. Quindi io vi mando a cagare, non vi licenzio, però a volte, ripeto, l'uomo è un animale, bisogna di mangiare anche di cagare, quindi non mi sembra una punizione troppo grave quella inflittavi, da me inflitta a voi, no? No. Comunque ho delle fitte, sono spossato, esausto, non sono ancora sposato però. E a proposito di figli, ora ci sarà la versione parodistica, questo monologo straordinario, di Marlon Brando che chiama il protagonista Raffaele, no? Raffaele. Raffaele. Poi abbiamo avuto anche il grande Raffaello Sanzi, quello che era artista, un uomo pittorico come Modì, e Comacchio, diciamo, una cittadina pittoresca. Va bene così? Andiamo avanti. Allora, basandomi sulla legge Basaglia, no, sulle mie reminiscenze, sì. Adesso avete visto la clip iniziale, l'ho tagliata per questione di copyright, però non la starò a riascoltare tranne quando renderizzerò e qui sto recitando senza stare a controllare. Quindi no, voglio improvvisare in poche parole, ok? Raffaele, Raffaello, Raffaello? Lo so, lei è un bell'uomo, bello, però si deve sacrificare. Lei ha mai visto una donna partorire? Ecco. Quando una persona nasce, il feto, diciamo, il feto fetido, allora il nascituro, no, la madre, poi ci sono i morituri, no? I morituri e gli esseri imperituri e duri come il falò, ecco. Si lamenta, è lamentoso da quando è stato partorito, da quando venne con una donna, no? Al mondo. A proposito, non mettete al mondo dei figli, usate per precauzione, fate quel cazzo che volete, la pillola contraccettiva, oppure quando ci date dentro, nel momento, ecco, ci deve essere l'estrazione, ecco, quel momento, e poi l'eiaculazione deve avvenire altrove. Quindi, state attenti a venire, perché poi potrebbero insorgere problemi coniugali, affidamento dei figli e poi. Se non lavorate, i figli sono da mantenere, le avete volute. E così è per questo che molte persone a 50 anni lavorano dalla mattina alla sera. Perché
Lavora, torna a casa stanche, poi guardano serie TV. Chissà se è bello o brutto. Non vogliono scervellarsi troppo. Allora, lei ha mai visto Raffaele partorire una donna? Quando veniamo al mondo? Noi soffriamo, no? La donna soffre, ma esprime anche col suo viso una gioia straordinaria, perché sta nascendo il sangue del suo sangue, anche del marito. Sì, sangue, lo sperma contiene più che altro il DNA, l'acido deno-ossiribonucleico, quindi ci siamo intesi su questo. Poi non ci importa se il figlio si laureerà. Lettere, no? Lettere e filosofia, non stiamo a filosofeggiare troppo e se sbaglierà angolatura con angolazione. L'importante, dicevo, è il momento dell'eiaculazione, è questo che risolve l'equazione. Ecco, quindi fate una buona colazione, poi c'è la pausa pranzo, giustamente, ci vuole un po' di pausa. L'uomo deve mangiare, deve lavorare, vabbè, deve anche scopare, altrimenti poi diventa un frustrato. Il frustrato poi cosa fa? Si fa le seghe. Ma la masturbazione è anche importante, quindi voi haters non masturbatevi mentalmente sul falò per capire chi si nasconda dietro questo personaggio enigmatico. È un enigma irrisolvibile. L'eccezione, non l'erezione, che conferma la regola, non sempre l'equazione corrisponde alla perfezione, no? Quindi, ora, qui stiamo cazzeggiando, stiamo improvvisando. Io ho una bella faccia da culo, una faccia ipnotica, non ho bisogno di parlare, io recito con lo sguardo, come sosteneva Marlon Brando. Quando guardo una persona, questa persona, se non è cerebrolesa, capisce se la sto stia prendendo per il culo o capisce se c'è un certo interesse nei suoi riguardi. Quindi mi guarda, è quella che si chiama attrazione chimica, no? Quindi potete anche laurearvi in biologia, l'origine della vita e anche d'ogni mia sfiga. Poi il figlio da dove esce, l'utero, la figa. Quindi, allora, si può nascere anche sfigate, quindi Raffaele, provi a comprendere. Lei è arrivata a quest'età, non tiene una lira. Chiaro? Le possibilità sono due: o si butta nel lago, in un fiumiciattolo, dico macchio, oppure se vuole rimanere sposato anche con una racchia, ok, ma anche se è racchia, la lascerà, le dico io la verità, ecco. E preferirà guardare un brutto film come 8 mm piuttosto che stare con lei. Quindi, allora, Raffaele, dobbiamo essere coraggiosi e dirci le cose come stanno. Raffaello? Ma vorrei tornare sul falotico. Lei conosce questo falotico? Raffaele? C'è? La vedo un po' disturbato, lo sguardo cadatorio. Allora, lei deve imparare a vivere come fa il falotico. Lasci stare le lauree, pezzi di carta, poi si sbaglia angolatura, angolazione e si sbaglia proprio la prospettiva della vita. Dobbiamo compiere adesso una retrospettiva in merito al falò. Allora, ci sono alcuni libri che lei deve comprare prima di compiere ciò che le chiederò il gesto sacrificale, quindi si sacrifichi un po' per arrivare al sacrificio estremo. Poi le darò io l'estrema unzione, è ciò che risolve l'equazione. Senza fare troppi calcoli aritmetici o di algebra o di sorca, no? Di sorrate, di sorta, lei prenda questi libri e legga. Una volta raggiunto un nirvana, no? Una dimensione spirituale così alta, potrà ascendere in alto, anche se Raffaele, vi parliamo, ecco, di una snuff movie, di un suicidio anche mascherato da altro, sì, perché è un omicidio, ma è un suicidio, lei ha firmato il contratto, quindi allora cerchi di non contrarre malattie venere, AIDS e cazzi vari, ecco, legga questi libri e la sua mente si espanderà, ok? Mi sta seguendo, la vedo molto confuso.
Si rechi sulle maggiori catene librarie, online acquisti libri. Allora, un blocco note, ecco, prenda nota. Stefano Falotico ha acquistato. Perché è importante per lei compiere questo passo, un passo di qualità, perché il Falotico ha bisogno un po' di soldi, è chiaro? Anche lei ho capito per questo che è venuto da me. Allora, Raffaele. Chiariamoci molto bene. Lei ha mai visto una donna partorire? No, no. Le chiedo questo gesto ultimo che metterà fine alla sua vita, quindi anche se stasera lei ci darà dentro con tutte le donne del mondo, potrà anche metterle incinta, se non, incinte, scusi, mi fa confondere, incinte è plurale di incinte. Quindi si sfili la cinta, la cintura. Ci può anche dare dentro in maniera dura, oppure se vuole si dia gli atti impuri, tanto in 2 mesi qualcosa le deve pur fare, eh? Ci sono cazzi che tengano quelle stronzate, l'ascesi e quelle puttanate, ecco, l'ascesi è dopo che avviene, ma prima viene. Allora, lei venga con chi vuole, vada con chi vuole e deve venire. È chiaro, può venire tranquillamente con la mano, come cazzo vuole. Poi, però, se metterà incinta o incinte queste povere disgraziate, non vedrà una donna partorire, a meno che non compri, perché su YouTube no, c'è la censura del materiale, ecco, che potrebbe disturbare. Sì, vada da un ginecologo, no, no, un buono psicologo, signor Falotico, no, è detto, vada lì, reparto maternità, che non potrebbe vedere certe cose, chieda all'infermiera, tanto lei è un bell'uomo, Raffaele, Johnny Depp, ecco, le dà dentro, ha dentro questa infermiera, le permetterà di vedere quello che di solito viene visto solo nell'ambulatorio privatissimo, chiaro? Quindi può anche filmare con una 8 mm, ecco, oppure col cellulare, ma lei non ha i soldi per il cellulare. Ecco, e capire. Quindi vorrei che capiste questo video, non è da tutti. Queste serie TV, diciamo, sono per il grande pubblico, quindi sono sempre le solite storie. Lei che deve difendere lui, ma è combattuta da un conflitto di interessi anche. Entra in rapporto sessuale, no, conflittuale con la parte leguleia che si scontra con quella morale, forse cattoborghese, che non permette di perdonare se si vuole continuare a lavorare. Quindi, se volete continuare a vedere i video del Falotico, guardateli. Se volete vedere dei grandi film, guardate i film di Lynch. Non fate poi i falotici, i fanatici, Lynch, genio, genio, li dovete capire, anche se non c'è molto da capire. Così come non c'è molto da capire di questi video, però se non avete capito la vita, avete mai visto una donna partorire alla prossima?